Buongiorno cari amici da Monia di Cartomanti Europei. Andiamo con questa nuova live di una stesura interattiva. La stesura interattiva, aspettiamo che entra qualcuno in linea con noi. La stesura interattiva è una stesura fatta con una carta, quindi una domanda e una carta. Una domanda e una carta che farete alle carte e io girerò per voi la carta con il numero che avete scelto. Il numero va da 1 a 9. Per consulti un pochino più approfonditi potete sia donare qua su TikTok o chiamare lo 0773 49 35 35, che è il nostro centro di cartomanzia, dove trovate più di 30 operatori. Potete anche ascoltare la loro voce. Ecco, ascoltate però anche, no? Sembra che quando entrate proprio dovete scrivere. Sentite anche che cosa ho da dirvi, insomma. Potete scaricare gratuitamente la nostra app dall'App Store, no, dal Google Play, quindi per i telefoni Android, e scrivete Cartomanti Europei. È gratuita, potete girare le carte da soli, avere un responso e anche sentire, vedere lo stato dei nostri operatori, se sono liberi, ascoltare la loro voce e poter chiamare anche direttamente dall'app. Allora, adesso rinnovo che il fatto che daremo precedenza alle persone che donano, tirare fuori una carta da ogni mazzo e in un secondo momento le persone che comunque scelgono il numero ma che non hanno donato. Allora, andiamo a vedere, quindi andiamo a partire, dai, facciamo finché non dona nessuno. Monica Scotto, grazie, credo che abbia donato Monica. Allora, Monica numero 4, 2, 3, 4. Monica Scotto ti ama anche se non te lo ha ancora confermato. Questo per quanto riguarda il messaggio dell'universo. Andiamo a vedere le sibille. Cosa ne tiriamo fuori tutte e andiamo a leggere. Eccoci qua. E 1, 2, 3 e 4. Allora, Monica Scotto, continua così perché lui ti ama anche se non te lo ha ancora confermato. Addirittura c'è il letterato, colui che comunque deve solo trovare l'ispirazione, il buon senso anche di incominciare ad aprirsi e farti capire delle cose, anche se la situazione è ferma, io non lo so che domanda hai fatto. Comunque c'è un'apertura psicologica da parte di una persona nei tuoi confronti, eh? Adesso andiamo a girare, a rispondere a qualcun Sì, altro. Giuseppe ha donato con la carta numero 7. Grazie Giuseppe. Allora, vediamo per Giuseppe che ha donato, tiriamo fuori che numero era qua? 7, 6 e 7. Eccola qua, andiamo anche a girare le carte degli angeli e vediamo un po' che cosa da dirti Giuseppe, il responso, eh? Allora, mettiamoli insieme. C'è da fermarsi a riflettere, quindi devi fermarti un attimo a riflettere anche in questo caso. Vedi, solitudine e solitudine mi dà anche l'altro mazzo perché ci sono persone disponibili, quindi se hai fatto una domanda sull'amore, non lo so, però vedi, c'è la promozione in amore e nella professione, quindi c'è solo da attendere un momento dove tu devi riflettere, dove tutte le carte ti portano a una riflessione. Quindi riflessione per poi avere il risultato che aspetti. Andiamo in ordine, Cesare anche ha donato la carta numero 7, anche lui. Allora, per Cesare. Cesare, in questo periodo sei distratto, eh?
in questo periodo sei distratto, vediamo anche i miei oracoli. 6 e 7. Gli angeli cosa devono comunicarti? Vediamo. Queste sono sempre risposte in generale, perché comunque non è una vera e propria stesura, non per niente si chiama stesura interattiva. Se volete approfondire, chiamate il centro. Allora, era Giuseppe, giusto? Cesare, numero Cesare, 7. Cesare, in questo periodo sei distratto perché c'è una partenza e un ritorno, come fanno le onde del mare, quindi sei un po' altalenante sulle questioni che magari ti stanno a cuore. La carta degli angeli ti dice di chiedere a loro, di invocarli perché si risolva la situazione, anche perché doni, omaggi e sorprese, notizie positive. Le sibille concludono. Quindi direi che devi solo un attimino fare il centro della situazione. Un po' di confusione magari ci sta, eh? Ok, andiamo in ordine. Valentina, ringraziamo che ha donato la carta numero 9. Grazie, grazie Valentina, numero 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, vediamo un po' cosa dicono anche gli angeli. Perfetto. Vediamo anche il messaggio dell'universo. Belle, molto belle direi. Manca solo la sibilla e abbiamo il quadro della situazione. 3, 6, 8 e 9. Allora, ricordami, io mi Valentina scordo 9. mentre conto. Valentina 9. Valentina, allora, guarda, il messaggio dell'universo è: ti sogna, ti desidera, si è pentito, presto si riavvicinerà. Perché poi, vedi, uomo o donna, la lotta tra due pari, in qualche modo è come se poi sarai tu a decidere di questa situazione. C'è un ripensamento, secondo me, più da parte tua. E l'angelo di nuovo mi dà che questa relazione, questa storia, questo lavoro, non lo so qual era la domanda, è protetto comunque dagli angeli. Quindi secondo me è un bel responso, anche se sembra quasi diviso in due, una scelta e poi un'altra, quindi qualcosa che va cambiando. Ok, andiamo in ordine per chi ha donato, Francesca numero 3. Allora, grazie Francesca. Allora, intanto un angelo ti sta proteggendo e lo devi ringraziare oggi, eh? 1, 2, 3. Ci sono influenze propizie, positive per quanto riguarda la tua domanda. E le mie carte dicono: infatti c'è la riuscita, l'avanzare, la gioia, la serenità ritrovata probabilmente. Vediamo anche gli angioletti cosa ti rispondono. Chiedi aiuto agli altri. Allora, sicuramente c'è un qualcosa, vedi, un angelo ti sta proteggendo, devi comunque guardarti intorno, ci sono influenze positive riguardanti la tua domanda, poi c'è la riuscita e l'avanzamento, quindi qualcosa che tu riuscirai ad ottenere, con perseveranza, mi raccomando. Quando inseguite un desiderio, chiedete all'universo, con tutti voi stessi, che si possa realizzare, ovviamente se qualcosa è di possibile, insomma, no? Ok, andiamo avanti per chi non ha donato, velocemente. Sì. Andiamo in ordine. Tina 3. Tina, cambia strada senza voltarti indietro, cara. Meridomi 6. La risposta alla tua domanda è no, Demi. E no, ma solo per adesso. Angela Panico 6. Angela Panico, ci sono pettegolezzi che hanno un fondamento di verità. Scava, ascolta questi Ella pettegolezzi. Mariella 6. Ella Mariella, prova ancora una volta e se no lascia perdere. Ripeto, io non so la vostra domanda, non la conosco, io vi interpreto
cioè vi giro la carta, poi sarete voi a capire dove collocarla come risposta, eh? Angela, Angela 6. Allora, Angela, Angela, la fortuna ti cammina a fianco. Benedetto 7. Benedetto, questo messaggio è per te. Nel tuo destino è scritto il tuo prossimo futuro. Chiedi agli angeli un segno. Sissi 5. Sì, devi cambiare atteggiamento, tesoro, devi cambiare atteggiamento. Adesso diamo precedenza a Marina che ha donato, la ringraziamo con la carta numero 5. Grazie Marina, grazie per la donazione. Allora, andiamo a vedere anche la quinta carta dei miei oracoli. 4 e 5. Molto bella. Andiamo a vedere la quinta carta delle Sibille. Eccoci qua. E gli angioletti, gli angeli, le risposte degli angeli. Allora, senz'altro, subito il messaggio dell'universo è: non sempre puoi ottenere ciò che desideri. Devi comunicare in modo chiaro, dicono gli angeli. Perché l'evoluzione, il successo e l'impegno che metterai in questa cosa da portare a termine porterà comunque i suoi frutti. Le vedi le colombine, quindi pace e serenità che sta arrivando, ma sempre dietro però ha un pochino di impegno da parte tua e poi ecco, devi forse aggiustare un po' il tiro perché l'universo dice non sempre puoi ottenere ciò che vuoi. O comunque tutto. Allora, chiediamo un attimo di pazienza a Angelo, Veronica, Rosy, Carmen, Norma, perché Cassandra ha donato con la carta numero 7. Cassandra vuole solo fidarsi di te, poi si lascerà andare, eh? Vediamo i miei oracoli cosa dicono. Che c'è speranza, riuscita e vittoria in questa situazione. Gli angeli poi dicono che devi fidarti e vediamo la Sibilla come conclude la tua stesura che hai donato, quindi tireremo fuori più carte, abbiamo tirato fuori. Vedi, però ci vuole. Allora, riassumiamo. Vuole solo fidarsi di te, poi si lascerà andare. C'è speranza in questa cosa, quindi lui, sicuramente lui o lei, arriverà a questa conclusione. Devi fidarti, quindi si lascerà andare. E le carte della Sibilla dicono: però ci vuole difesa, stai attenta, ci vuole accortezza, come dice questa carta, eh? Andiamo avanti veloci per chi non ha donato. In ordine, Roberta Madrassi 7. Allora, Roberta Materassi, questo messaggio è per te. Devono passare 2 settimane e riceverai un regalo. Regalo può essere anche la conferma della tua domanda, eh? Norma 8. Norma, senza sofferenze non si apprezzano le gioie che stanno arrivando, quindi ancora un pochino di patibolenze e poi sembra che tutto torni a posto, eh? Carmen Pis 4. Carmen Pis, non tutte le persone sono per noi, lui o lei non lo è. Mi Allora, un dispiace, attimo di non è. pazienza per Angelo. Rosy numero 5. Allora, Rosy. Rosy, se hai dei dubbi, sappi che nascondono verità, guardati dentro, quindi hai dei dubbi che forse c'è un pochino di verità all'interno, eh? Angelo 7. Angelo, parla chiaro e raccoglierai le verità. Apriti, apriti e di. Veronica anche numero 7. Veronica non tradisce, ma non è sincero pienamente. Capito, Veronica? Occhio, eh?
Vieni, gli occhi aperti. Daniele ci deve dare un numero da 1 a 9 se vuole la risposta. Intanto Carmela Esposito 6. Allora, 3, 4, 5, 6. Carmela Esposito, una dolce sorpresa ti attende. I momenti felici stanno arrivando. Sarracino chiede la carta numero 5. O Sarracino, segui le tue sensazioni e non sbaglierai. Daniele, la carta numero 6. Daniele, avrai le conferme che stai aspettando. Eccole qua. Guarda che bella carta. Andiamo a ricordare i nostri numeri. Allora, ricordiamo i nostri numeri, 0773 49 35 35 per ricevere i primi 10 minuti gratuiti, conoscitivi, per conoscere la nostra professionalità. Noi siamo un grande centro aperto da 20 anni, non 6 mesi, un anno. Non lavoriamo dentro casa, in cucina, al bagno, ma le mie operatrici lavorano in studio. Quindi è un lavoro serio, professionale. Il nostro è un centro professionale, aperto dalle 7 di mattina alle 2 di notte. Ci sono anche dei pacchetti molto convenienti. Cassandra, hai scelto anche di qua? Ciao, buonasera, buonasera. Grazie per la tua donazione, Cassandra. Cassandra, non mi hai scelto il numero però. Abbiamo risposto prima, 7, 7. 7? Ah, ti Abbiamo già abbiamo risposto, sì. risposto nell'altro account nostro, Cartomanti Europei. TikTok. E siamo presenti in fiera al Festival dell'Oriente a Roma, quindi per chi segue TikTok da quelle zone, sappiate che tutto questo weekend trovate le operatrici che vi potranno fare un consulto dal vivo, quindi vedrete anche voi le carte, insomma, avrete un confronto di persona, anche se oggi stiamo perdendo questa cosa, nessuno vuole più telefonare, tutti vogliono scrivere su WhatsApp o su TikTok. Ragazzi, la cartomanzia quella serve, c'è bisogno di sinergia, si deve creare tra noi e voi una energia, un qualcosa che comunque ci riesce a entrare nelle vostre emozioni, girare le carte e il significato, che sia, cioè, una cosa, un consulto vero di cartomanzia. Poi chi preferisce fare i consulti tramite WhatsApp non è Cartomanti Europei che fa questo servizio. Avete 10 minuti gratuiti per telefonare. Telefonate, a meno che non siete muti, potete tranquillamente chiamare, penso. E vabbè, forse perché oggi sto cazziando un po', capito? Destra manca. No, io semplicemente ci tengo a presentarci come un centro di cartomanzia. Sono tanti operatori, alcune le conoscete anche grazie a queste live su TikTok, ma ce ne sono molte altre che magari non amano farsi vedere, insomma, metterci la faccia, ma non per non serietà, semplicemente per timidezza o per altre questioni. Allora, c'è Tonia numero 6, sbaglio? Sì. Io vedo Tonia numero Tonia numero 6, 6. 3, 4, 5 e 6. Tonia, l'universo ti consiglia di stare un po' da sola. Non so quale domanda hai posto alle carte, però ti consiglio di stare un pochino da una parte. Grazie napoletana, grazie. Sempre molto gentile, capisci il senso del nostro lavoro, della nostra professionalità che doni sempre. Allora, Carmela rivedrà Vincenzo per giugno. E napoletana, non so, hai scritto No, il ci deve dare numero? il numero da 1 a Ci 9. devi dare un numero, ecco il numero 9. Ok, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Allora, tiriamo giù tutte le cartine. 8 e 9. Andiamo a vedere anche gli angioletti. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
e poi le sibille e ti leggo il responso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Eccoci qua. Allora, Carmela Napoletana, vediamo se Vincenzo per giugno ritorna. Intanto ti dà conferma che sei amato e rispettato, devi crederci te per prima. Come ritorno nel mese di giugno, ci sono un po' di blocchi, un po' di controversie, un po' di situazioni che deve probabilmente Vincenzo sbloccare, ecco perché ancora non ti sa dare una vera e propria conferma, però l'angelo custode vi protegge, quindi farà del tutto sicuramente per farlo venire da te, anche perché poi ho la carta dell'abbondanza, quindi sembrerebbe quasi più un sì che un no, tranne che magari non sarà il periodo che speri te o la data che speri te, ma sicuramente sì. Ah, ma farà un concerto. Ma farà un concerto è un'altra domanda, non ho capito. Allora, certo, se farà il concerto ci mancherebbe. Meno male che è venerdì. Eh sì, Cassandra. Sì, ma per noi cartomanti diciamo non esiste venerdì, lunedì. Pensa che nel nostro centro lavoriamo tutti i giorni, dal lunedì al lunedì. A turni, fanno dei turni le operatrici, le cartomanti, però lavorano tutti i giorni. Per noi non è mai festa, tranne che io chiudo un giorno solo all'anno che è Natale. Quindi è l'unico modo per vederlo. Guarda, io facciamo il sì e il no con gli angeli, dai. Vediamo che cosa esce, vediamo, chiediamo se esce, se ritorna per il concerto, sì o no, eh? Ok? Vincenzo, vediamo. Sì, però guarda, mi è uscito il sì. In questo mazzo c'è sia il sì che il no, è uscito il sì. Quindi diamogli una mischiatina, magari. Beh, non siamo in tanti, condividete magari, così aumentiamo un po'. Oggi è venerdì, sono tutti un po' in relax. Invito a partecipare alla live come ospite. Allora, no, io non lo faccio, noi non lo facciamo perché poi si crea una confusione. Lo so che tanti invece fanno entrare persone come ospiti, quindi siamo più persone che parlano, però questa. Ah, sei una sua fans. Ma scusa, Vincenzo, Vincenzo chi? Cioè, che cantante è Vincenzo? Non mi viene in mente un nome Vincenzo. È un cantante neomelodico. Ah, un musicista, ecco perché comunque come Vincenzo non è conosciuto. Certo, giusto. Cassandra, ti ho già risposto tesoro col numero 7, eh? Ti ho già risposto. Vabbè, guarda, te ne giro un'altra, tanto siamo belli tranquilli. 3. 4, 5, 6, 7 per Cassandra. Prendi la situazione attuale con atteggiamento positivo. Che mi hai scritto una sfilza di 7. E vediamo Allora, anche, aspetta perché ha donato Cassandra. 3, 4, 5, 6, 7. Quindi la carta di prima diceva: prendi la situazione attuale con atteggiamento positivo. Comunque gli angeli ti invitano a informarti un pochino meglio sulla situazione attuale. Andiamo a vedere anche le sibille. Anche perché sei tu la donna principale, la donna in questione, quindi non ci sono altre situazioni importanti come lo sei tu per quest'altra persona, eh? 5, 6, 7, se si parla di amore. È avvenenza, complicità. È molto molto preso dal tuo aspetto, dalla tua fattezza, dal tuo carisma, quindi direi che con la mela, no? La mela è il simbolo del peccato, quindi direi che è uscita una bella situazione. allora, nel frattempo che aspettiamo anche chi ha donato che ci dà il numero, Rita vuole sapere con la carta numero 5. Allora, Rita numero 5, vediamo. 3, 4, 5. Rita, dai retta alle tue sensazioni e lascia andare le cose.
Quindi lascia che scorrino così come devono andare. No, la Carmela si dice che Sì. si chiama, napoletana si chiama Carmela, Sì. e ringraziamo Daria Emanuela che chiede il numero 9, lei ha donato. Ha donato 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Io tirerò giù per te una carta numero 9 da ogni mazzo. 8 e 9. E giriamo la nona carta del mio mazzo. Anche 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Perfetto. Allora, vediamo un po' per Deare Emanuela. Deare, ma un nome stranissimo. Allora, un progetto al quale tieni tanto si sta per realizzare. C'è la carta del denaro, quindi questo progetto porterà anche denaro, soddisfazione, non parliamo solo di denaro come ricchezza, ma anche come buoni affari, come interessi personali. Il faro ci dà la luce, il traguardo vicino, quindi sei quasi al traguardo per cogliere quello che ti sta a cuore. E c'è la carta risoluzione pacifica, quindi tutto ti tornerà abbastanza molto tranquillo intorno a te, eh? Contenta, bella carta. Allora, siamo quattro gatti, eravamo quattro amici al bar e vabbè, se continua così io me ne vado a letto, cioè vado a farmi un pisolino. Allora, fatemi dire solo questa cosa, tanto non mi ascolta nessuno, c'è nessuno. Comunque, la replica di questa diretta live la potete anche riascoltare e rivedere ovviamente sulla nostra pagina di Facebook che è Cartomanti Europei. Grazie, Napoletana. Vuoi fare Grazie. un'altra domanda? Ma sì, falla, non Sì, c'è nessuno, falla, guarda, dai, sì. fai un'altra domanda. Abbiamo tempo. Dicevo che comunque potete sempre chiamare dalle 7 di mattina alle 2 di notte il nostro centro e per chi non ne ha mai usufruito avete 10 minuti gratuiti per poter parlare con una cartomante che vi farà una stesura completa. 10 minuti non sembrano tanti, eppure possono darvi soddisfazioni, magari. Poi abbiamo anche dopo in seguito dei pacchetti molto convenienti, per esempio per chi ha fatto i 10 minuti la prima volta con 10 euro avete altri 20 minuti, quindi se pensate con 10 euro potete parlare mezz'ora e non tutti insieme, anche in più volte. Intanto aspettiamo Napoletana che ci fa l'altra domanda, Lorella Ciccarelli con la carta numero 5. Lorella. Non nasconderti dietro un'illusione, guarda avanti, tu meriti. Quindi non conosco la tua domanda, però l'universo ti dice che devi guardarti intorno, devi guardare avanti più che altro, perché tu meriti, forse qualcuno non ti merita tutto l'amore e l'attenzione che stai dando, sia nel lavoro o verso una persona. Allora, invito Carmela Napoletana. Che se vuole può fare un'altra domanda. In realtà l'ha fatta dicendo che vuole sapere se raggiungerà questo suo sogno. Penso sia sempre riferito al musicista. 9. Numero? Beh, un messaggio, una telefonata intanto ti ridarà la gioia, quindi un po' qualche conferma già può arrivare. 3, 6, 7 e 9. Andiamo a vedere le sibille. 4, 5, 6, 7, Intanto ringraziamo sempre Lorella Ciccarelli che ha fatto anche una donazione, se vuole ci può fare anche un'altra domanda. Visto Certo. che oggi è una giornata molto tranquilla, fortunatamente.
Chissà come mai. Di solito sono sempre tantissime, avranno tutti impegni. Allora, intanto Per napoletana, dice se vuole, se no, riuscirà a questa stesura al convincersi. 9 era. Sì, napoletana, che di No. nuovo voleva fare un'altra Ah, domanda. Carmela, è vero, è vero. Se riuscirai a raggiungere il tuo sogno. Convincenzo. Sì, allora, sicuramente è una situazione un po' complessa tra voi perché comunque ci sono tante persone e tante situazioni in mezzo. Però la carta della Sibilla dice la speranza, quindi è comunque una speranza anche perché dei messaggi o telefonate, un qualcosa, una comunicazione, un chiarimento o un parlare di voi ci sarà. La clessidra è una carta del tempo, quindi deve passare del tempo, no? La sabbia che scende e quindi ti dice devi passare un po' di tempo ancora così. E il messaggio comunque degli angeli dice sei pronto, quindi sei pronta comunque a questa situazione, anche gli angeli ti stanno vicino, eh? Allora, Ok, ragazze, tanto che aspettiamo Enza sì. Fighera che ci dà un numero e Valentina soprattutto che ha donato, eccola, cioè il numero 5 ci ha donato una rosellina. Grazie Valentina. Allora, Valentina numero 5 si pentirà presto delle sue azioni. Aspetta e arrivi al fiume, quindi devono tornare a te delle soddisfazioni, grazie ai suoi pentimenti, eh? Ok, Lorella Ciccarelli che ha donato vuole un'altra carta, la numero 7. 6, 7 ha donato, vero? Chi è? Non Lorella. Lorella, Lorella, Lorella. 5. Il duello, la scelta, ammazza. Sarà una scelta comunque. Sarai contesa qui. Dai retta alle tue intuizioni. Per te una nuova casa o un nuovo lavoro, forse anche un nuovo amore, ma se la domanda riguarda la situazione invece che stai vivendo, il duello è una sorta comunque di scelta, no? È come se tu a un certo punto debba tu scegliere la persona che vuoi, il lavoro che vuoi. Ora io non so a cosa era riferita la domanda che hai fatto alle carte, però sicuramente c'è una situazione che dovrai scegliere tu. Porterà un po' di contrasti, un po' di situazioni un po' così, però. Per te una nuova casa e un nuovo lavoro e anche un nuovo amore, quindi qualcosa che si rinnova comunque. Allora, 0773 49 35 35 è il numero da fare per un consulto personale. Potete anche sfruttare i 10 minuti gratuiti che Cartomanti Europei offrono. Grazie, anche un cuore a fumo napoletana. Io ti auguro veramente, insomma, che con Vincenzo le cose trovino un po' un equilibrio, una quadra. Certo, quando ci si innamora di queste persone molto impegnate, forse anche in questo momento lui cavalca l'onda della sua passione, del suo lavoro, quindi è anche preso anche da tante cose. Però ci sei anche te. È una passione viverla. Non è sempre semplice, a volte bisogna, per gli amori che meritano, bisogna avere pazienza. Poi il destino, il karma funge tanto per far sì che possiate stare insieme. Tu mettici del tuo, anche le carte non sono negative su questa storia. Voglio vivere. Chi è che non vuole viversi il proprio amore? Quindi sicuramente. Allora ragazzi, io visto che la giornata qui da me tira un vento fortissimo e tutti siete indaffarati, spero che riguardiate quantomeno la replica. Vi ricordo che oggi è venerdì, però lunedì, mercoledì e venerdì ci saranno le nuove dirette.
sempre alle ore 16. Quindi vi invito a seguirci. Un abbraccio da Monia, di Cartomanti Europei, e buon weekend. Anche a te, Carmela, buon weekend a tutti, a tutti. Grazie Cassandra, grazie Emanuela, a tutti coloro anche che hanno donato. Un saluto e ricordiamoci sempre, sorridiamo perché la vita è bella.